Salve ragazzi, in questo video finalmente vi dirò i vincitori tra i partecipanti al concorso che ho indetto per Natale. Sì, ci ho messo un po' di tempo per fare questo video, ma non perché fosse difficile scegliere, ma perché sono successe un po' di cose che mi hanno tolto la voglia di fare video. E poi, appena mi è tornata, diciamo, tra virgolette, la voglia, sembrava che il mio computer stesse per esalare i suoi ultimi respiri, cosa che fortunatamente non è avvenuta, però non ho risolto ancora il problema. In realtà sembra, come dire, momentaneamente in stasi la situazione. Però non voglio ulteriormente annoiarvi, voglio soltanto scusarmi per la voce che sicuramente sarà molto ovattata, siccome ho problemi influenzali. Infatti faccio anche fatica a respirare e a parlare, non vado oltre con le chiacchiere, perché credo non interessino a nessuno, e vi dico subito i nomi dei vincitori. Parto dalla sezione commenti. Posso dire che sono arrivati tanti commenti che mi hanno colpito e mi hanno incuriosito, di libri che avevo già letto e di libri che non conoscevo. E quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché sicuramente andrò a leggere tutti quei libri che non ho ancora letto. Quindi vi devo dire un grande grazie a tutti. Tuttavia doveva vincere solo una persona, e la persona che ha vinto con me giocava piuttosto più o meno in casa, perché ho una grande passione, chi mi conosce lo sa, per i vampiri. Ovviamente non i vampiri come quelli di Twilight e via, cioè su questo genere, no, assolutamente, ma vampiri, e soprattutto per Anne Rice. Ecco, già dicendo questo, secondo me la persona che ha scritto il messaggio avrà capito di essere il vincitore. E sto parlando di, me lo sono scritto, spero di non sbagliare le pronunce dei diversi nomi che dirò, in questo caso il vincitore è Silver Reflex, che mi ha scritto un messaggio inerente a un libro di Anne Rice che è Scelti dalle tenebre. Vado avanti con gli altri vincitori e poi ritorno indietro per dirvi anche il vincitore della sezione commenti premio simpatia, e ovviamente anche il vincitore della sezione video premio simpatia. Parto dai partecipanti alla sezione video per gli scrittori. Devo dire che mi è dispiaciuto molto vedere che hanno partecipato solo due persone, perché ho molti scrittori che mi hanno chiesto di entrare nella categoria, cioè nella rubrica vetrina dell'esordiente, e quindi mi aspettavo da parte loro almeno, non so, un video fatto con passione, in modo da mettersi in vetrina ancora prima che potessi io fare una recensione della propria opera. Invece questo non è avvenuto. Uno degli scrittori che mi ha mandato la sua opera, che sto leggendo in questo periodo e che devo dire sto apprezzando particolarmente, è Roberto Cilia. Roberto Cilia, che ha partecipato e ha anche vinto nella sezione scrittori. Il primo premio va a te e al tuo video dedicato alla tua opera, I due vecchi amanti. Ringrazio l'altro partecipante, che è Metadime, spero anche in questo caso di non fare errori nella pronuncia, che però ha partecipato anche alla sezione lettori / recensori, e ho deciso di premiarla con il secondo premio, per l'appunto. Il suo video tratta è ispirato al libro La solitudine dei numeri primi, e hai vinto perché mi ha colpito molto la semplicità con la quale hai affrontato quest'opera, che
assolutamente molto profonda e secondo me hai colto attraverso la musica che hai scelto e attraverso le immagini, hai colto il significato stesso dell'opera e sei riuscita a trasmetterla anche a me. Quindi per te il secondo premio che era quello di appunto di lettori / recensori, sempre per la sezione video. Ma ovviamente i premi non finiscono qui. Come vi avevo già detto nel video di presentazione del concorso, ho deciso di dare due premi di consolazione, o come li ho chiamati io, premi simpatia, uno per la sezione commenti e l'altro per la sezione video. Per i commenti il premio simpatia va a Susi Miserotti, ha scritto un messaggio parlandomi dell'opera Perché Beethoven lanciò lo stufato, un'opera dedicata ai bambini. Il premio simpatia per la sezione video invece è per Corda Bella, che ha partecipato ovviamente alla sezione video per i lettori / recensori, scegliendo un'opera di Paolo Coelho che è Le cose che ho imparato nella vita. Ho detto il nome di tutti i vincitori, ovviamente non vi faccio rivedere i premi perché per rivederli vi basta guardare il video di presentazione del concorso, il link credo che ve lo metterò da qualche parte qui, per tutte le informazioni ovviamente vi rimando sempre all'info box. E che altro dire, chiedo ai vincitori di mandarmi un messaggio privato o qui su YouTube o su Facebook oppure anche mezzo posta elettronica, dove appunto mi date un indirizzo a cui inviare i premi. Ecco cosa vi dovevo dire. Ovviamente per quanto riguarda i video, quelli che mi hanno colpito di più, oltre ai video vincitori, saranno inseriti alcuni ovviamente per quanto riguarda gli scrittori nella sezione, nella rubrica vetrina dell'esordiente, mentre per gli altri, quindi video dei lettori / recensori, saranno invece inseriti quelli che più mi hanno colpito nella sezione, nella rubrica voglia di libri. Ok, dopo questo vi posso salutare, vi mando un bacione, vi auguro una buona lettura, una buona scrittura, una buona creatività e namaste. Un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao.